e sarà sempre estate. E sarà sempre estate. Salve ragazzi, bentrovati su Radio Smeraldo e benvenuti alla quinta puntata di Sarà sempre estate. Oggi con noi c'è Edwin Roberts. Ciao e benvenuto. Ciao, ciao a tutti, grazie per avermi invitato, eccomi. Grazie a te per essere qui. Noi tutto bene, grazie. Tu come stai? Bene, bene, è stato un bel periodo pieno di cose e affrontiamo poco a poco, una a una. Ottimo, ok. E allora guarda, io comincerei da subito con le domande e la prima cosa che voglio chiederti è: come nasce la tua passione per la musica? Difficile da definire, sicuramente da molto piccolo, ecco, un po' per casualità, come penso nascano tutte le cose, ma poi è stato sicuramente un innamoramento a prima vista, ecco, cioè ho vissuto la musica fin da piccolo, fin da dentro la pancia di mia mamma, perché mia mamma è insegnante di canto e quindi la musica l'ho sempre respirata, ecco. Ho capito, ottimo. Senti, io ho letto che tu hai scritto un sacco di canzoni per artisti del calibro appunto di Laura Pausini, di Malika Ayane, Paola Turci e tanti altri ancora. Ecco, ecco, la domanda è questa: ma che cosa dicono queste artiste sul tuo talento nella scrittura delle canzoni? Io penso che ogni artista sia felice, no? Quando un ragazzo magari giovane riesce a perlomeno a interpretare quello che vuole dire, quindi penso che sia unicamente un sentimento di condivisione, un sentimento autentico di condivisione, ecco, tutto un lavoro che va di condivisione l'autore con l'artista, io penso, no? Quando scrivi una canzone per un artista, in quel momento stai condividendo le tue emozioni e l'artista le sta condividendo con te, quindi credo sia una cosa molto bella e intima. Certo, giusto. Ok, senti, parliamo del tuo ultimo singolo, ovvero di Due minuti di calma. Come nasce questo pezzo? Sì, è nato per l'esigenza che avevo di dare questo messaggio di speranza per tutti quelli che non si sentono, diciamo, a proprio agio in questo momento storico in cui tutte le cose vanno velocemente e vogliono comunque ritagliarsi del tempo e convivere con la propria riflessione della vita, perché a volte si tende a pensare che riflettere sulla vita sia solamente nocivo e sbagliato, ma invece è molto importante secondo me riuscire a ritagliarsi appunto due minuti di calma nella vita, nel quotidiano, nel giorno, nella notte, in qualsiasi momento. Ho capito, ottimo. Senti, io ho letto che questa tua canzone altri non è che l'inizio di un progetto che porta il tuo nome. Sì, assolutamente sì, non vedo l'ora di concluderlo, di vederlo più definito e di poterlo condividere con più gente possibile, ecco. Ho voluto con Due minuti di calma dare un piccolo assaggio di quello che può essere un mio progetto futuro discografico, comunque musicale, ecco. Ho capito, ottimo. E senti, e che progetti hai per il futuro e per quest'estate in generale? Adesso in questa estate avrò un appuntamento molto importante che è il 21 luglio al Circo Massimo, in apertura del concerto di Laura Pausini, che abbiamo questo spazio noi autori per poter presentare la nostra musica, quindi quello me lo giocherò nel migliore dei modi sicuramente. Per il resto prima di dare delle informazioni certe, vorrei averle certe anche io nella mia mente e sicuramente ho molta voglia di suonare dal vivo e di presentare live, di presentarmi live, ecco. Certo, ottimo. E senti, un contatto su Facebook o su Instagram in cui noi ti possiamo cercare per vedere delle tue news, qualcosa di nuovo? Sì, mi trovate
estate con Adrian Roberts su Instagram e la stessa cosa su Facebook, ho una pagina a cui rispondo personalmente sia su Instagram che su Facebook che su Twitter, in tutte le piattaforme, sì. D'accordo, ok. E allora guarda, noi ti ringraziamo intanto per essere stato qui con noi. Grazie a voi davvero della disponibilità e dello spazio. Grazie a te, guarda, per me è stato un piacere poter parlare con te e tutto lo staff di Radio Smeraldo ti augura assolutamente il meglio e una buona estate. Grazie a tutti voi, davvero, grazie di cuore. Grazie a te Edwin, ciao, alla prossima. Ciao, 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 grazie. Bene ragazzi, parlare con artisti di questo calibro è per me sempre un gran piacere. Ovviamente, come ho detto poco fa, tutto lo staff della radio augura a Edwin Roberts assolutamente il meglio. Detto questo, vi porgo i miei più cari saluti, vi ricordo di continuare a seguirci, di iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Smeraldo e continuate a seguirci su Facebook e su Instagram per rimanere sempre aggiornati su nuove interviste e nuovi eventi. Io vi aspetto come sempre alla prossima puntata. Un saluto a tutti voi e ciao ciao! Ci sono attimi da vivere e da catturare, attimi in cui ci si può solo immedesimare, attimi per ritrovare, attimi per ricominciare, na 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 na, solo attimi da non sprecare, da non sprecare.